Eccoci, eccoci, diamo i numeri per il Como, eccoli gli sfottò dei tifosi del Como dopo il 3-0 nel derby del Lago che riproietta la formazione di Fabregas e Roberts nelle primissime posizioni. Lo dice anche la Gazzetta dello Sport oggi, eh? Il Lago è di Como. Luca, nessuno lo vuole chiamare derby, ma alla fine capisci da una partita vinta come questa quanto la gente ci tenga e anche il Como con quel post social ha messo le cose in chiaro, in maniera ironica. Ma sì, dai, un po' di ironia non fa mai male, è pur sempre una partita di calcio, no? Quindi Quindi sei da qualcuno ha scritto che il post del Como forse era un po' fuori luogo. Non è così. Basta. Però sei d'accordo che comunque nessuno ieri sera ha tirato indietro le dita sulla tastiera per scrivere ma qualcosa. no, certo. Appena si può, si commenta. Il Como vince per la prima volta nella sua storia Lecco in Serie Serie B, B, ecco. questa non la sapevo, e torna a farla a 15 anni di distanza da quel incredibile gol di Cozzolino da fuori aria. Partita senza storia, ieri sera Riga Monticepio quasi chiusa dall'1-2 di Goldanighe e Bellemo dopo addirittura 20 minuti. Sì, io proprio non ho mai avuto la sensazione che questa partita si potesse riaprire. Poi, ovvio, una punizione, un rigore, un calcio d'angolo, no, ti possono far patire, no, negli ultimi minuti. Ma veramente sempre, ho avuto una sensazione di una superiorità netta, dico la verità. Lecco me l'aspettavo un po' meglio, Sì. anche a livello caratteriale, non tanto di tecnica, Ma se non c'era Novakovic con quel tiro a fil di palo nel primo sì. tempo, che comunque l'avrebbe pareggiata, e con quel colpo di testa nella ripresa, Lecco ha prodotto Poco, sì. Ma poco proprio meno. l'atteggiamento, me l'aspettavo Però più. Luca, No, prendi gol dopo 2 minuti, è una mazzata, è già certo. una mazzata. E ti dico la verità, anche noi tifosi da Rigamonti, non dico che ce la siamo goduta un po' meno, però quell'1-2 dopo 20 minuti veramente ha reso tutto molto più sereno e tranquillo, fin troppo. Però bello i 2 gol sotto la curva, ma poi segnati anche da vicino, no? Perché sono i primi 2 gol sono stati segnati al limite dell'area piccola, quindi proprio Po posso confidarti sotto. un segreto? Via. Ho visto solo il terzo gol. Nel primo eravamo ancora in coda fuori perché siamo arrivati in 800 praticamente alle 8 e un quarto, e quindi ora che si è entrati c'era veramente metà dei tifosi dentro. Il secondo mi ero un attimino rilassato al bar pensando che fosse un E po' più beh, dai, duro è stato un'ora e segnare. mezza a vedere un gol bene. Ma senti, a sorpresa, formazione comunque a sorpresa, diciamo che tutti abbiamo detto alle 8 e mezza. Fabregas cambia, te l'aspettavi? Un po' l'avevamo chiamati anche Ma questi sì, cambi. non è cambiato tantissimo. Poi possiamo ragionare sul terzino destro, no? Quindi con Iovine al posto. Insomma, ha preso quella posizione lì che è sempre stata un po' di curto, se vogliamo, no? Mi aspettavo, era possibile un cambio in attacco, infatti c'è stato, ha giocato Sané e anche di là tutto sommato poteva esserci una staffetta Sala Ioannu. Per la prima volta Barba fuori, cioè c'è Goldaniga, ha giocato Per la centrale prima come volta con volta. Fabres hanno giocato con soli due difensori pure, non tre. Ma questo Goldaniga, che secondo me è una cosa veramente sprecata, tra virgolette in fascia come l'abbiamo vista con il Parma, e questo Odenthal, chi gli ruba più il posto? Secondo me questa coppia va avanti fino alla fine. Può essere, Sbaglio? no, può essere, può Cioè, essere. ci sono anche delle partite dove si arrivano delle indicazioni precise, poi chi è stato fuori rischia seriamente di non ritrovare Sì. più il posto, come un po' il Courtois attuale, no? Il Courtois attuale in questo momento è un po' non epurato, però farà fatica a rivedere il campo da titolare per più partite Però consecutive. conta che, allora, è vero, tutto vero quello che dici, soprattutto in difesa si cerca sempre la continuità, no? Tant'è che era stata riproposta per 3 domeniche consecutive, Goldaniga, Barba.
no? Sì, sì. Quindi con Odenthal fuori. Abbiamo anche uno staff tecnico che ama la continuità, perché poi i tre lì dietro la punta non li leverà mai, certo, più. Ma certo. Ha provato un Samema anche perché abbiamo giocato a 3 giorni dal Parma, se no probabilmente sarebbe stato riconfermato Gabrielloni. Sì, sì, poi tutto in settimane si presta anche a, ovviamente, un po' di turnover. Però sì, credo che, e comunque Curto, alla fine noi tutti, lo sappiamo, cioè non è il terzino destro, è un centrale, quindi certo, ho squalificato Odenta, squalificato Goldaniga, infortunato uno, infortunato l'altro, ci sono comunque Curto, Barba e anche Solini, che è ancora un giocatore del Como, quindi difesa coperta. Sì, 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 sì. E invece a livello di tifo, che cosa hai percepito dalla curva? No, beh, è stata una partita molto bella, ma soprattutto come atmosfera, no? Io ho detto che lo stadio di Lecco avrà 1000 difetti, ma è uno stadio veramente all'inglese, dove la partita si vive molto bene, si vive molto bene. Poi ha ragione anche il mio amico Red, che dice: ma la commissione di vigilanza Lecco è cieca, cioè a Como ci hanno creato 1000 problemi, ma in confronto a Lecco abbiamo uno stadio che non è a norma di più, no? Pensiamo soltanto alla curva ospiti. A Como ospitiamo 500 persone quando abbiamo un parcheggio ospiti a 5 km, di bus navette, 4 corsie per arrivare allo stadio, una zona giardini e un prefiltraggio ampissimo, e abbiamo 500 posti disponibili, mentre a Lecco ne concedono dagli 800 ai 1300. In uno stadio in centro città, con vie molto strette, con vie di fuga molto strette, io queste cose non le capisco, non capisco quali siano i misteri attuali per cui... Ma chi ha cantato meglio? Ah beh, non c'è stata partita, anche se comunque i lecchesi ci credevano, soprattutto all'inizio, tanti boati, tanti sfottò e tutto, poi logicamente il loro umore è andato scemando, mentre quello dei comaschi è andato in aumento. Due cose sempre su Rigamonti, vabbè, tanto hanno il tabellone elettronico che noi non abbiamo, e questo glielo invidio un po'. E poi ti dico che comunque da vicino il terreno di gioco è messo meno peggio di quello che sembri, nel senso che probabilmente è un misto sintetico, ma ha una colorazione tendente al marrone, no? Forse che per renderlo più reale, ma dall'altro lato, soprattutto dalle immagini televisive, sembra di vedere un campo completamente fangoso, invece questo non lo è. Detto questo, terreno pesante, ma ieri sera io ho visto i tre tenori dietro la punta andare a 1000, scambiarsi palle di prima, superare tre uomini. Sto per arrivare alle pagelle. Mi ha impressionato questo. Io so che tu hai premiato altri, giustamente. Quali sono i tuoi voti? Allora, sicuramente Abilgard ha fatto una partita strepitosa, con due gol, perché ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, uno purtroppo annullato per un fuorigioco di Insane. Non ho visto neanche quello. Benissimo. Non ho visto quello annullato. Quello annullato. Un gol strepitoso, un controbalzo, bellissimo. E il secondo, non di controbalzo, ma da fuori area. Primo gol da fuori area del Como della stagione. E quindi Abigard, al di là di questa prova, veramente un uomo ovunque, mi è piaciuto tanto. Non è sempre precisissimo, perché non è, ovviamente, non ha la qualità, no, degli altri giocatori che gli stanno appena davanti, però è preziosissimo, veramente una diga. I tre tenori veramente molto bene. Dei tre tenori, allora, sono c'è stato Verdi a un certo punto, ha fatto un controllo incredibile. Tu dici il terreno, eri vicino, a me non sembrava così bello, però va bene. Ha fatto un controllo in corsa, veramente da stropicciarsi gli occhi. Stavo dicendo che sono veramente contento per Verdi, perché due partite di fila fatte così bene, con così qualità, con ritmo, con tanta voglia di saltare l'uomo. Speriamo veramente per questo sprint finale di aver trovato il miglior Verdi, perché combinato a Strefezza, che è una roba assurda, Strefezza quanto corra. Strefezza è ovunque. Strefezza è ovunque, sì. Anche chiamato il portiere dell'Ecco la parata più difficile della partita. Ma che parata ha fatto? Era veramente all'incrocio, sì, dei pali. Sì, 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 molto bene. E sì, dai, gli manca un po' il gol, però va bene.
Ecco, c'è un problema, abbiamo fatto addormentare Aglietti. A un certo punto le immagini televisive le hanno colto con gli occhi chiusi. Un po' chiusi. Non stava dormendo, dici? No, stava dormendo, era magari un po' però pensieroso. Si è preso anche lui la giusta dose di meme, di sfottò, perché nel pre-partita aveva dichiarato che non sarebbero accontentati del pareggio. E beh, ma cosa deve dire l'allenatore, però? Questo è successo, sono d'accordo. L'allenatore punta a vincere, l'ultima, se no non vai neanche in l'ultima campo. Cattiveria sul Lecco, ma qui rischiamo per tanti anni di non vederlo più un Lecco Como, o sbaglio? E la situazione del Lecco non è disperata, ma quasi, insomma, 7 partite consecutive senza sconfitto, poi un pareggio a Terni che non è stato per niente male, anzi si era visto un Lecco sicuramente battagliero, e questo che ci faceva un po' temere, no? Sì, sì. Quel pareggio a Terni, Ternana ha vinto in trasferta a Palermo ieri, faceva un po' pensare a un Lecco più battagliero, diverso, e onestamente io non l'ho visto, ma aspettavo tanto io da quel punto di vista del Lecco. Sì. Ma guarda, io dico una cosa controcorrente e adesso mi piglierò gli insulti. Io spero che il Lecco si salvi. Sono uno che pensa che comunque il Lecco in Serie B faccia bene comunque a tutti. Da un po' di pepe sicuramente, sì. Il campionato partite, dal nostro punto di partite vista. Partite come, cioè, queste sono veramente una goduria per gli occhi e per il cuore, e chi se ne frega, non auguro veramente all'Eco di tornare giù. Assolutamente. Però noi che comunque ne abbiamo vissute di situazioni in tanti anni, sappiamo benissimo che quando una proprietà non è più che solida e non ha un'organizzazione massiccia, poi rimanere in Serie B ti può capitare un anno, ma se non risolvi questi problemi c'è poco da rimanerci. Ma non è solo questo, è purtroppo un progetto complicato. Il mercato non è stato soddisfacente, Inglese è entrato 10 minuti, Parigini ha giocato 10 minuti, ci sono critiche interne, il direttore sportivo è stato allontanato, insomma c'è 3 allenatori, sì. No, quando queste stagioni iniziano male, raddrizzarle è complicato, e l'ultimo posto è via dire. E no, anche perché abbiamo visto arrivare gente comunque sulla carta forte, no? Inglese, Parigini, però se poi ci pensi a gennaio chi rischia di venire a Lecco? Se probabilmente non ha altre possibilità o altre chance, no, certo. È difficile andare anche a pescare i giocatori giusti, chiaro, quando sei chiaro. In ultima posizione. 0 problemi allo stadio ieri, una maturità secondo me molto buona da parte di tutti, poi è successo qualche piccolo, un episodio a suello sulla via del ritorno, è stato preso a sassate un paio di pullman dei tifosi del Como. Beh, sono sempre episodi che dispiace vedere, leggere, perché... No, perché poi hanno conseguenze, posto che non è successo nulla, sì. No, di nessun, c'è stato nessun ferito, ma poi hanno conseguenze gli anni successivi. Sì, no? Ma allora, io vedo una buona maturità da parte di tutti, anche perché si è capito che allo stadio non si può più alzare un'unghia, ecco, tra telecamere, certo. Vigilanza e tutto, ed è veramente un peccato rovinarsi, non la vita, ma rovinarsi poi per degli episodi anche sciocchi. Sul discorso Sassi contro un pullman, qui si parla veramente di delinquenti, certo. E di tentati omicidi, quindi sono cose ben diverse. Viva le scazzottate se proprio devono capitare, ma non un sasso contro un pullman che potrebbe avere veramente delle conseguenze nefaste. Non possiamo commentare totalmente la classifica perché stasera c'è ancora il Venezia che gioca, che tra l'altro sarà il prossimo avversario. Ieri gioia da Palermo, dolori da Genoa, ma non mi aspettavo una Cremonese Corsara in casa della Samp, e poi questo Parma che comunque prima di pareggiare a Sinigaglia aveva vinto all'ultimo minuto la partita prima e pareggia ieri un'altra partita un po' incredibile. C'è qualche rammarico su questo Parma a 7 punti dal Como, a 6 della Cremonese, nel senso che aver tirato dentro il Parma poteva dare anche a loro un po' di nervosismo e quindi c'era un po' più di pane per tutti. Ma no, io credo che il Como debba prima guardare le altre.
sul Parma comunque ha recuperato due punti il Como, per gli inguaribili sognatori che pensano che il Como arriverà primo, no? Ma magari qualcuno c'è tra i tanti tifosi del Como, è un'ottima notizia. È importante aver staccato il Palermo, è importante aver tenuto il passo della Cremonese, e vediamo cosa fa il Venezia. Non è una partita semplice quella del Venezia, bene, col Cittadella. No. Dai, vediamo e poi aspettiamo questa partita di Venezia con il Venezia domenica, che sarà un altro snodo fondamentale, speriamo finalmente. Ci sono ancora un sacco di biglietti, sì. In curva. Speriamo finalmente di vincere una sfida ad alto vertice che ancora non abbiamo viste, anche se quella di ieri era una trappolona pazzesca che abbiamo passato alla grande. Bene, noi vi salutiamo. Volevo prima ringraziare il mondo sommerso dei social, no? Noi siamo abituati, siamo partiti su Facebook, siamo andati su Instagram, siamo però anche sul canale YouTube di Lario Sport da tanti anni, e non so se hai notato, ma tantissimi ci seguono e commentano addirittura più che sugli altri social, e quindi ringrazio loro, ringrazio l'amico Dario che ogni tanto quando mi vede mi saluta e mi parla di Como. E poi, non so se ti sei accorto, siamo anche su TikTok con Diamo i numeri per il Como. Ma no, questa è la novità assoluta. Da qualche settimana. Bisogna adeguarsi ai tempi e cioè... Cioè, questa è anche una minaccia, non potete non vederci. No, non potete non vederci. Da una parte e dall'altra ci siamo sempre e i nostri brutti faccioni ci sono sempre. Vi salutiamo, forza Como sempre, oggi più che mai. Ciao.